ha preso vita ad Aci Castello un campus per formare nuovi talenti per i tre settori. Massimo Boldi e Tony Sperandeo per il cinema. Io sono un amico che mette a disposizione i miei 40 anni di esperienza. Ci sono riuscito perché con le mie capacità, la mia grinta. Allora, la prima cosa che io cerco di inculcare a tutti loro è la grinta. Quello è dove sono bravo, è cercare che loro devono mangiarsi la macchina presa, la MDP o la telecamera, e quindi già fanno un passo avanti perché hanno capito che vale la pena fare il campus e vale la pena poi provare nella vita a fare questo mestiere. Loro devono cercare, dovete cercare, voler fare l'attore o l'attrice, lo dovete fare per tutta la vita, un finito. Vabbè, lei è l'esempio, 40 anni, esatto. Anzi più di 40 anni. Ho fatto tutto, teatro, cabaret, tutto. Ho fatto. Quindi sono certo, ho fatto tutto e sono contento. Ho sbagliato in alcune cose, infatti l'ho detto anche oggi. L'addizione è importante. Se avessi fatto l'addizione, questa faccia che hai, e non ho fatto l'addizione, a mia amica è un siciliano e ho sbagliato. Dovevo fare l'addizione e potevo fare altri due. E non l'ho fatto, quindi a loro una cosa che devono spendere dei soldi è l'addizione. Dizione. Quella ho chiusa. Mi parlo, non mi sa mancare, ma ho detto tutto. Garrison Rochelle per la moda. La prima cosa che voglio che augurano, io spero che hanno imparato qualcosa da me in questi tre giorni, perché fondamentalmente sono un insegnante. Coreografi, però a me piace insegnare, e insegnare magari le cose basilari, come fare una sfilata. E se loro imparano qualcosa da me, per me è molto importante. Ci sono tanti talenti? Allora, il talento non l'ho visto ancora, ho visto dei ragazzi che sfilano più che altro, perché io del canto io ho preparato le sfilate, le cose per loro, no? Ho visto un paio di ragazzi che sono proprio predisposti a fare le modelle, sono nati, hanno il come avere il collo del piede, no? Come cantanti e recitatori, ma non credo che sono in giuria, io spero di no, io voglio fare... stare tranquillo. Qual è il tuo consiglio, visto che comunque è da tanti anni che fai questo lavoro? Allora, io ho passato questi tre giorni a fargli capire che se tu vuoi intraprendere questo mestiere, devi essere pronto per accettare le critiche anche, no? Infatti gli ho messo in varie situazioni difficili. Per esempio, ho fatto un esercizio ieri dove gli altri dovevano criticare i loro colleghi, no? Perché è così. Io ancora dopo 40 anni, io sono giudicato tutti i giorni, non è che cambia, ed è giusto così, perché io mi sveglio domani e voglio essere più bravo di ieri, no? Ha capito? Allora devono capire questo, se lo imparano a questa età, che essere criticato non è male, è giusto. Così cresce. In esclusiva si sono tenuti i casting delle più importanti produzioni italiane, sia cinematografiche con la Titanius, e poi per la moda selezionate le migliori modelle e i migliori modelli che hanno avuto subito un contratto. I modelli selezionati dalla Brave Models, una delle più importanti agenzie di moda in Europa. Ma auguro tanta forza, tanta personalità, determinazione, perché entrare nel campo della moda non è una passeggiata, è un lavoro e bisogna essere veramente forti. Ho visto che ci sono un paio di soggetti molto interessanti. Il consiglio è di valutare veramente quello che vogliono fare e se hanno le caratteristiche per farle, perché ci sono tanti soggetti che purtroppo non hanno le giuste caratteristiche per essere modelle o modelli e forzano, cercano di forzare un pochino la mano. Purtroppo il lavoro di modella si basa su determinate caratteristiche che sono anche fisiche e quelle sono imprescindibili. E se si hanno quelle caratteristiche, perché madre natura ci ha dotato di quelle caratteristiche, si può andare avanti, altrimenti bisogna fare altro. Per la musica Marco D'Angelo di The Voice ha provinato i candidati. Sono bravi, vero? Sono bravissimi e poi sono volenterosi, che è meglio di essere bravi. Intanto sono volenterosi, perché per diventare bravi ci vuole la voglia, e quindi loro ce l'hanno, e quindi speriamo che al più presto diventino qualche cosa di interessante e di importante. Io credo che hanno inventato prima la musica e poi il resto.
perché si vive meglio cantando, suonando e divertendosi. E per la moda e il cinema, la nota attrice e modella americana Elizabeth Kinner. Di fare quelle che le rende felici quando sono più grande. Questa è qualsiasi lavoro che si fa nella vita, l'importante è essere felici quando sei grande, per cui se fare l'attrice, se fare il ballerino o la modella, ben venga, se altro anche quello. È anche un lavoro che richiede tanti sacrifici? Sì, sì, devi studiare tanto, magari sei lontano di casa tanto, però penso che sia così anche in tantissimi altri lavori. Fare il mestiere dell'attrice è veramente una fortuna. Tu sei sia attrice che modella, hai visto in questi ragazzi qualcuno che ha del potenziale? Sì, e basta, non dico più. No, sì, ci sono persone che si vede già dall'inizio, quando entri in una stanza, certe persone che hanno talento hanno un'energia che è difficile negare, chi più, chi meno. Poi è ovvio che bisogna studiare per far sì che queste energie, questo talento pura, diventa poi talento per poter lavorare, però cioè, sì. Un campus di 3 giorni di vera formazione con coach d'eccezione. Gli auguro di avere davanti una carriera che gli permetta di fare tutto ciò che gli fa star bene, quindi è la cosa più importante. Quindi tutto il bene del mondo, visto che stavamo provando proprio un brano che aveva questo come testo, in effetti. Ci sono tanti talenti? Talenti tantissimi, il talento non manca mai, poi siamo credo proprio nella regione del talento, per cui siamo nel posto giusto, nel momento giusto, con i talenti giusti, grazie alla VIP Casting che effettivamente ha organizzato questo meraviglioso casting, doppia parola, e quindi diciamo che speriamo soprattutto di poter dare a loro ciò che chiedono e noi di riuscire a carpire da loro tutto quello che è necessario. Quando si tratta di bambini già il talento è innato, poi hai parlato di talento e nelle prime ore del laboratorio io ho raccontato la leggenda dei talenti, perché molti ragazzi sono talentuosi ma purtroppo hanno poca stima di sé. A volte l'arte aiuta a aumentare anche l'autostima, infatti questo specialmente con i ragazzi ma anche con gli adulti ci lavoro, perché avendo una buona autostima si può affrontare se stessi e affrontare tutto l'universo che c'è dentro. E quindi proprio ieri ho raccontato la leggenda dei talenti, perché è particolare, poi non posso raccontarla, però leggenda è molto bella, perché il talento, anche se anticamente era una moneta, e alla moneta noi diamo un valore. E allora, anche se noi abbiamo una moneta sola, se noi la mettiamo in discussione, in gioco, quella moneta potrà portare dei frutti e moltiplicarsi nel tempo. Se noi la teniamo nascosta per paura che ha poco valore, allora è la fine. Allora io dico, sprono sempre i ragazzi, i bambini, ad avere sempre credere nelle proprie potenzialità, perché basta crescere e studiare, perché non basta solamente avere il sogno, ma bisogna avere la costanza, l'impegno e la grande forza di appunto continuare anche nonostante le difficoltà, perché purtroppo è un mondo difficile. Un evento importantissimo, 3 giorni interessanti, perché ci sono veramente tantissimi talenti in Sicilia e alcuni stanno emergendo proprio da questi 3 giorni, da questi laboratori attraverso i coach. E qualcuno ha bisogno di togliersi qualche blocco di timidezza e va incoraggiato. E voglio dire che è un'esperienza veramente bellissima, perché mi arricchisce anche me interagire con i ragazzi, è sempre alla ricerca di nuovi talenti. E posso dire che anche i ragazzi sono tutti ragazzi umili, che hanno voglia di imparare, hanno seguito attentamente le lezioni e speriamo di rincontrarci per nuovi progetti. Qual è il suo consiglio? Il consiglio che do io è che fare l'attore non è una cosa che va presa alla leggera, ma bisogna studiare ed essere determinati. Non prenderla alla leggera significa non essere preparato, non essere disponibile e pronto, ma essere sempre pronti, perché l'occasione arriva al momento giusto e bisogna essere pronti al posto giusto e al momento giusto. Insomma. Si deve prendere insomma quel treno. Esatto, i treni passano, l'importante è che quando passa il treno farsi trovare pronti. Il campus ha visto anche la presenza di una delle più importanti casting director italiane, Alessandra Cartanese, che ha selezionato bambini e adulti da inserire nelle loro importantissime produzioni italiane.
di persone, sono dei piccoli personaggi già da piccolini, molto entusiasmo, amano il cinema, è una cosa bella, diciamo. Purtroppo, come ho detto, le attori ancora non l'ho visto, le attrici non ho ancora avuto il piacere di incontrarli. Però già questo è importante, perché secondo me già è da piccoli amare il teatro, amare il cinema è una cosa importante. Lei che cosa si sente di augurare a questi ragazzi? Più che altro, sai, il cinema non è, come ho detto, è una cosa che devi studiare, è una passione che nasce dentro, è una cosa che devi voler fare a tutti i costi e devi mettere l'anima dentro. E purtroppo devi pure scavare dentro di te dei personaggi che abbiamo un po' tutti quanti, che solo il cinema ti può tirar fuori, onestamente, no? Questo è il senso, avere la passione dietro, secondo me. Studiare. E l'inglese. È una seconda lingua importantissima, la lingua è fondamentale per comunicare, anche perché poi il cinema è internazionale. Purtroppo il cinema italiano era bello una volta, è molto difficile adesso, è quello internazionale che fa arrivare i ragazzi a un livello diverso da quello che è al momento qua in Italia. Soddisfazione espressa dal fondatore Vincenzo Ferrara. Ma gli eventi sono importantissimi, quando si parla di formazione, casting, soprattutto per chi vuole avere delle possibilità in questo settore, sono importantissimi. Quindi questo settore è fatto di possibilità e noi abbiamo creato una bella possibilità. Quanti sono i partecipanti? Allora, sono circa 140 partecipanti provenienti dalla Campania, dal Molise, dalla Calabria, dalla Sicilia ovviamente, ed è una cosa di cui siamo estremamente contenti, felici. E anche grazie ai coach che stanno facendo un lavoro splendido, splendido, splendido. Infatti ci siamo ripromessi di rifarlo a ottobre, perché tra poco poi annunceremo ufficialmente quelli che sono le nuove partnership. Però prima di parlare di una nuova edizione devo ringraziare tutti i maestri e i coach che si sono alternati veramente in questo campus, che per noi è motivo di orgoglio, ma è un'occasione per i siciliani. Quindi in un territorio dove ci sono tanti talenti, quando capitano queste occasioni dovete prendere al volo, è chiaro, perché muovere una massa di personaggi, agenzie di Milano, Garrison, piuttosto che tutti quelli che stanno partecipando per creare delle possibilità sul territorio, sono cose che vanno prese al volo.